Ciao amici del cuore, auguri! Tu ed io siamo sempre uno. Namaste amici del cuore, ben trovati! Yuhu! Viva la pratica gioiosa che ci aiuta a ricontattare la felicità che è realmente dentro di noi e non fuori. Fuori è soltanto una proiezione nostra, perché possiamo sempre, in ogni momento, scrivere il copione della nostra vita e cambiarlo, poiché siamo gli sceneggiatori, i registi, gli attori, i protagonisti e i coprotagonisti. Siamo tutto e anche nulla, e a questo punto il gioco è tratto come il dado. Vocalizzo letteracolo, yoga della risata. Oggi volevo dedicarvi un bellissimo mantra natalizio. Che cos'è il mantra? Come mai usiamo i mantra nello yoga della risata, nello yoga sciamanico, Ridens? Come mai? Ecco, come dice Selene Caloni Williams, naturalmente il mantra che oggi volevo suggerire è il mantra della "Che meraviglia!" Dove trasmutiamo come alchimisti la paura nella meraviglia, nella creazione, nella creatività, creando non solo un umore buono, creiamo anche un mondo migliore. Volevo regalarvelo con il vocalizzo della risata, quarto passo, e naturalmente facciamo un piccolo riassunto dello yoga della risata. Sono i famosi quattro passi, e la sessione si naturalmente struttura nei quattro passi, e nel primo passo possiamo utilizzare un mantra potentissimo, il mantra chiamato Calcutta, che viene ritmato in modalità diciamo di 2 a 3. Ho, ho, due vocalizzi lettera O, ha, 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 3 lettera A. E con questo battito possiamo iniziare anche con la, diciamo così, questa marcia, quindi questo tapping della fascia riflessologia plantare, quindi della pianta del piede, per alzare il corpo energetico. Yuhu! Allora ripassiamo i nostri quattro passi e poi andiamo a divertirci con il mantra magico, il mantra della meraviglia, un mantra che ci aiuta a ritrovare la vera felicità, che è sempre qui nel cuore, nel nostro bosco magico, il nostro meraviglioso cuore. E allora andiamo ad esempio adesso con il primo passo, possiamo marciare, e mentre marciamo muoviamo i muscoli facciali, iniziamo a ringraziarci di quello che siamo, di quello che abbiamo e di quello che sentiamo. Chiediamoci ogni mattina mentre ci alziamo gioiosi, ringraziando con un bel sorriso, come si sente il mio cuore, che mio non è. Come si sente il mio cuore oggi? E cosa posso fare per il mio cuore, per renderlo felice, per recuperare, per entos, collegamento al divino, per sentirlo veramente con pieno di gioia, con una gioia autentica, che in realtà è sempre dentro di me? Come faccio? Come posso ricontattarla? Ecco, ricordiamoci che possiamo farlo con semplici strumenti. E perché è semplice il cuore, come la vita, che sembra apparentemente complessa, e in realtà nella semplicità si può affrontare al meglio. E allora andiamo col primo passo dello yoga della risata natalizio, quindi con il clapping, viene dall'ashrama di Gandhi, dove questo clapping, dove si riflettono i palmi delle mani in maniera speculare, precisa, perfetta, e fa sì che massaggiamo, mentre marciamo e alziamo il corpo energetico, anche il meridiano del pericardio. Si tonifica il cuore, è pieno di gioia, sprizza puro amore. E allora andiamo con il mantra Calcutta. Abbiamo detto due vocalizzi con la bocca, stacco diaframmatico. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. E facciamo intanto questo bellissimo riscaldamento dei quattro passi dello yoga della risata. Ho, ho, ha, ha, ha.
e possiamo anche divertirci con le piante nei piedi. Divertiamoci, apriamo a giocare, a divertirci e torniamo bambini, perché questo ci aiuta a ritrovare la vera felicità, che è giocosa, è leggera, è leggerezza ed allegria. Yuhu! E vai! E allora andiamo intanto con Happy Step, andiamo quindi a marciare con la gioia nel cuore, primo passo dello yoga della risata. Ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Con passi laterali io posso danzare, ridere, scherzare, sorridere ed amare. Ho ho ha ha ha, 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 ho ho ha ha ha. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Questo è il terzo passo dello yoga della risata. E così, con il molto bene, yeah, recuperiamo il grande energetico entusiasmo. Yuhu! Che di questo periodo non è, è veramente messo a dura prova. Quindi ci impegniamo a non perderlo, a non perdere il radicamento con il nostro sentire e poter trasmutare il terrore, la paura, questa energia forte, potente, completamente aperta ad essere accolta amorevolmente e trasmutata con piccoli strumenti. Secondo passo dello yoga della risata, verticalizzo il corpo, piante di piedi unite, spalle rilassate, braccia lungo le anche, mento verso lo sterno. Chiudo anche gli occhi per chi potesse e volesse e non avesse problemi di vertigini e giramenti della infiammazione magari cervicale. Andiamo a chiudere gli occhi e nella posizione della montagna sacra, gioiosa e ridente, ispirazione dai canali nasali. Lungo, lento e profondo scende il respiro, riempie l'addome dal torace al diaframma, scende, riempio e svuoto dai canali nasali tutta l'aria e come psiche amore si incontrano nell'unità, anche questa sfera si ritrae verso la zona lombare, si compatta nell'unità, sorridendo. E sorridiamo ancora. Inspiro nella montagna sacra, sento le piante dei piedi e le dita che si muovono per radicarsi al cuore di Madre Terra e sento qui proprio al centro della fontanella questo filo d'oro, con il potere immaginativo lo visualizzo e questo filo d'oro come dei campanelli mi collega, mi aiuta alla presenza all'intero universo, a questa energia universale infinita. E allora sento di essere una montagna sacra. Questo collegamento fa sì che senta l'energia tra cielo e terra, questa unità. E inspiro ancora, altre due ispirazioni, sorrido, sollevo questa linea, muscoli facciali attivi, rilasso tutto il corpo verticalizzato, la colonna è un'antenna meravigliosamente gioiosa, espiro fuori l'aria dai canali nasali, sorrido sempre e svuoto l'addome che si compatta con la zona lombare, sorride. Tutto il corpo è felice e gioioso, sentiamo questa musica natalizia e danziamo come le nostre cellule insieme alla vita, scorriamo e divertiamoci, sorridendo sempre. Un'altra ispirazione profonda, terza ed ultima, inspiro, lungo, lento e profondo, mando giù l'aria, riempio l'addome, svuoto l'addome dai canali nasali e sorrido sempre. Secondo passo dello yoga della risata, ritorniamo al terzo, molto bene, molto bene, yeah, molto bene, molto bene, yeah, benissimo. E adesso andiamo al quarto passo, le risate autoindotte, gli esercizi cardiovascolari che hanno potenti e numerosi benefici. E in pochi minuti, 10-15 minuti, alziamo e corazziamo il sistema delle difese immunitarie. Così semplice? Basta fare questo semplice vocalizzo e già alzo e corazzo il sistema delle difese immunitarie?
L'hai ripetuto tante volte, Arianna, perché? Indovinate! Perché? Repetita Juvent se facesse bene, perché non ripeterlo? Questi vocalizzi, quarto passo dello yoga della risata, li utilizziamo nel quarto passo con mantra, due mantra potenti, due mantra che oggi volevo dedicarvi con tutto il mio cuore. Il primo mantra, Hema Ho, Hema Ho, Hema Ho, lo ripeteremo insieme al vocalizzo, quarto passo dello yoga della risata, lettera A, quindi inspiro ed espiro con la bocca e continuativo naturalmente l'espirazione, l'inspirazione. Ok, come diciamo l'invisibile e il visibile sono un'unità, come ombra e luce sono sempre uno, yoga, unità. E allora noi ci divertiamo accogliendo questo mantra dell'anno 1000 di una donna sciamana, grande curatrice creativa. Hema Ho significa meraviglia, meraviglia. E quindi quando ci arriva la paura, quando ci arriva l'ansia, questa energia forte, quando ci arriva il terrore e anche la rabbia, queste energie potentissime, bene, queste emozioni, il sentire, noi le accogliamo e diciamo che meraviglia. Questo mantra trasmuta queste emozioni, le trasmuta in meraviglia. Vocalizzo lettera A, quarto passo dello yoga della risata. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Benissimo! E allora, dato che siamo pronti, e prima di partire, Hema Ho, naturalmente il vocalizzo di Hema Ho, e naturalmente sarà fatto con la O finale e poi andremo a ripetere e ka, quindi magia, 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 la vita è magia e questo mantra ce lo ricorda. E oggi il mantra che utilizziamo per la nostra mente che poverina è piena di tensione, di preoccupazione e quindi ecco questo blocco non ci porta ad essere noi stessi e il mantra abbassa le onde pensiero della mente, riequilibra gli emisferi, doccia naturalmente le forme pensiero e così ritroviamo il nostro sentire e sentiamo anche, no, questo viaggio di psiche amore, questa unità. Questa vera unità, autentica unità, e quindi la mente diventa e torna ad essere ciò che realmente è, una mente poetica, una mente amorevole, una mente creativa. Overmind, dicono i maestri, una mente collegata all'universo, una mente cosciente. Insieme alla coscienza può co-creare la qualsiasi, come grandi maestri, Leonardo da Vinci, Gibberish no sense, che te lo dica fare, parlare senza senso e divertirsi anche con le parole che rotolano e giocano, e giocare divertendoci, non prendendoci troppo sul serio, con io. E ricordiamoci una cosa, che il mantra è una scelta consapevole, e quindi prendiamo il dito indice, lo ruotiamo di questi tempi verso noi stessi, non più verso l'esterno, non scegliamo di non colpevolizzare né giudizio, pretesa, lamentela, accusa del mondo esterno, lo ruotiamo all'interno di noi e ci dedichiamo alla canzone Dipende tutto da me, dipende tutto da me, dipende tutto da me. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Vocalizzo lettera A, stappiamoci dai ragazzi, pratichiamo la gioia! Con l'angeli mudra, namaste, mi inchino alla vostra anima! Ora e sempre! Amici del cuore, gioia! Iniziamo con la marcia Happy Step, il passo felice, mentre alziamo il corpo energetico, divertiamoci con il mantra Hema Ho, Hema Ho,
che meraviglia, significa la meraviglia, significa che tutto possiamo trasmutare, tutto è possibile, tutto è meraviglia. E quando noi viviamo e trasmutiamo ogni cosa nel nostro cammino nella meraviglia, con qualsiasi, abbracciando qualsiasi emozione forte, energetica, e trasmutandola attraverso un semplice mantra bellissimo, meraviglioso, che te lo dico a fare: tutto si può trasmutare in buon umore, in creatività, e tutto cambia, tutto può cambiare davvero. E allora andiamo con l'happy step, iniziamo a marciare e andiamo subito con il quarto passo dello yoga della risata. Il vocalizzo finito, il mantra he ma o sarà una o prolungata, e dopo andremo a praticare l'altro mantra insieme. Forza, questo è continuativo e lo faremo per un po' di minuti, poiché docciamo la mente. E vai alla grande, yuhuu! Che te lo dico a fare, questo periodo serve davvero. E allora marciamo, sorridiamo e partiamo con il mantra e con la risoterapia, yuhuu! Con il vocalizzo, via! E ma ho, e ma ho, picchiettamento, palmi delle mani a cucchiaio, vocalizzo lettera O dopo il mantra, dai, insieme, mentre marciamo con lo yoga della risata, marcia, vai! E ma ho, e ma ho, e ma ho, e ma ho. He ma ho, he ma ho, he ma ho, ho he ma ho, he ma ho. He ma ho, he ma ho, he ma ho, he ma ho. Passo laterale, he ma ho. He ma ho, he ma ho, he ma ho. Due passi avanti, due passi indietro, picchiettamento di ago, puntura sui meridiani, e continuiamo con he ma ho, he ma ho, he ma ho, he ma ho. Hey, my whole.
bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! E magia, magia, benissimo, siete stati bravissimi. Continuiamo con il secondo mantra. E dopo il mantra della meraviglia, adesso andiamo con l'happy step senza fermarci. Andiamo un passo avanti, un passo indietro, andiamo a cantare la meraviglia. Che cosa? La magia della vita è meravigliosa. La vera meraviglia è guardare con occhi nuovi il mondo, la vita, ogni cosa, le piccole cose ordinarie della vita, anche questi piccoli passi che noi scegliamo di fare verso noi stessi. Ed anche imparare il vero discernimento del desiderio benevolo e di quello che non ci porta benessere autentico. E allora con un atto di volontà anche il mantra ci aiuta a discernere e a ritrovare il vero benessere. Yuhu! Happy step, un passo avanti e un passo indietro, e andiamo naturalmente con il mantra dopo. Che meraviglia! La vita è meraviglia e tutto si può trasmutare con occhi nuovi in meraviglia. Adesso la vita è magia, 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 magia. E con questo mantra vocalizzo lettera A con happy step, quindi mentre facciamo questa marcia dolce e gentile andiamo a ancora addocciarci per questo fantastico, meraviglioso Natale ed un felice anno nuovo, gioioso, creativo, collegati alla fonte, presenti, yuhu, per cambiare il mondo e portare ciò che madre natura ha realmente sempre portato. Giustizia e bellezza, forza e coraggio, ce la possiamo fare. E allora pratichiamo queste virtù meravigliose di speranza e fiducia. Insieme siamo più forti e possiamo realmente cambiare. Allora iniziamo benissimo. Abbiamo detto un passo avanti, un passo indietro, e adesso Eka, lettera vocalizzo 1 2, si parte. Gioco della vita, magia, la magia nel gioco della vita. Eka, 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 vocalizzo lettera A. E possiamo picchiettarci con i palmi della mano chiuso con le nocche sotto la zona clavicolare. Andiamo sul pericardio e mentre diciamo il mantra vocalizzo lettera A, massaggiamo e tonifichiamo il cuore. Via! Eka! Eka! Magia, magia! Eka! 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 1 2 passi laterale, sempre ca, lettera A, vocalizzo, via! Eka! 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 Eka!
diagonalizziamo, heka. Centro laterale, heka. 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 Marcia. Heka. 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 Molto bene, molto bene. Yeah. Molto bene, molto bene. Magia. Yeah. Torniamo. Verticalizzati, ci fermiamo nella posizione della montagna sacra. Chiudiamo gli occhi oppure guardiamo verso Madre Terra e conciliamo i rimasugli. Rimasugli di blocco, di tensione, di forme pensiero che ci donano preoccupazione. La magia, la meraviglia della vita. Ora tutto è puro, lo sguardo è leggero. Gli occhi brillanti, li posso chiudere e aprire quelli interni. Le dita e le piante dei piedi sono ben radicate al cuore di Madre Terra. E dalla fontanella, questo filo d'oro ci collega nell'unità all'universo intero. Siamo un tutt'uno con l'universo, ora e sempre. Le braccia lungo le anche si rilassano, il corpo verticalizzato. È come un'antenna che riceve solo segnali di bellezza, di giustizia, di rispetto per noi stessi, di felicità, perché abbiamo scelto di essere i protagonisti della nostra storia, del libro della vita. Inspiro lungo, lento e profondo, rilassando tutto il corpo. L'apparato scheletrico si rilassa, la muscolatura del corpo si abbandona e si affida a Gaia tra cielo e terra. Tutto è uno, psiche e amore danzano insieme. È come palline di Natale. Siamo degli alberi, una montagna sacra piena di alberi e di cellule che, come palline di Natale, luminose e gioiose, danzano insieme. Con questa meravigliosa musica natalizia che ci dona armonia al cuore, alla mente, al corpo, questa unità psicofisica si rilassa. Tutto è energia, vibrazione, tutto è puro amore. Namaste, amici del cuore. Ha 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 ha